Benvenuti in questi nuovi tutorial di questo slicer 3D che si chiama Idea Maker. Tutto quello che ho sul piano posso cominciare a sezionarlo, cioè posso andare in slicing. Ho messo tutti gli oggetti e ho controllato anche che siano aderenti al piano di stampa. Vado su Start. Vado subito sui parametri, questi sono i parametri di stampa che utilizzeremo, questi sono dei template che loro inseriscono, devo dire che sono molto interessanti già i template di base che loro utilizzano, ma creiamone dei nostri. Mi piacerebbe, non so adesso se si può fare, ma mi piacerebbe riuscire a passarvi i parametri e ad inventare anche dei parametri utili per stampare un determinato tipo di oggetto. Come avevo già provato, avevo impostato dei profili in cura della nuova versione, avevo impostato dei profili per il filetto, dei profili per l'oggetto mobile, eccetera, eccetera. Qua invece voglio impostare dei veri e propri profili utili per stampare alcuni oggetti, ma continuare a farli ed entrare nel dettaglio. Cioè, mentre io stampo, mi salvo i parametri, la casistica in 6, 7, 8 mesi sarà interessante. I parametri che avrò io sul mio PC e che eventualmente vi avrò passato e avrete scaricato da eventuali link che metterò serviranno un po' a tutti. Voi su import credo che possiate importare dei parametri, non l'ho ancora fatto, posso anche esportarli. Ora, questi qua sono i tre parametri di base per non scoraggiare quelli che si approcciano allo slicing per la prima volta e stanno seguendo questo corso perché sono talmente interessati che vogliono imparare subito alcune cose più da pro. Utilizziamo, per far vedere l'effetto finale, un parametro che c'è già standard. Alta qualità, numero 1, PLA. Seleziono questo, qua all'interno del mio parametro, se io vado su Edit, ci sono in avanzato tantissimi parametri che successivamente vedremo. Ora utilizziamo i parametri di base, cliccando sul parametro quindi e tenendolo selezionato, andando su Slice, effettua lo slicing del mio oggetto. Cioè, ho utilizzato i parametri di base che mi ha dato Idea Maker come oggetto definito e ora li sta applicando sopra il modello 3D che ancora prima abbiamo posizionato e definito e creerà un insieme di fette o di linee. E la cosa interessante è che se andate sulla preview, cioè sulla anteprima di quello che poi accadrà, rimarrete colpiti perché questo slicing qua a me è piaciuto tantissimo e per me piacerà anche a voi. Probabilmente avremo utilizzato uno spessore del layer di 0,1 essendo il parametro preciso. Qua subito nello slicing vi consiglio di andare su questa casellina qua e selezionare una delle tre cose e di selezionare struttura, cioè fammi vedere come è strutturato l'oggetto. Apro un capitolo veloce che è, se io so su che parametri intervenire è molto meglio. Cioè, se io ho uno slicing che mi evidenzia molte più cose rispetto ad un altro, so l'effetto che fa il parametro che modifico prima di andare in stampa. Vedete che scendendo, come nei vecchi slicer, cos'è che succede? Faccio a fette l'oggetto e scendo, gli dico fammi vedere il livello numero 44 o l'altezza 5 eccetera eccetera e via via. La cosa interessante è che oltre che darti il livello ti dà anche l'altezza, scleri molto meno nel capire a che altezza sei. Chi ha seguito i miei corsi e chi stampa tanto apprezzerà molto questa situazione qua. Apprezzerà la situazione in cui posso spostarmi con le freccette e salire di livello con livello, perché su oggetti molto lunghi era difficile beccare il livello giusto e posso anche manualmente farlo salire. Questa qua è una cosa più ad occhio. Questa qua invece vado a vedere il singolo livello. Poi, zoomando e andando a muovere questo altro scroll qua, succederà una cosa molto molto interessante. Se io clicco sulla freccetta, posso vedere nello slicing che si formano delle linee
sopra Pikachu che avete di fronte. Ora forse non le vedete, ma sull'orecchia si stanno formando. Le faccio andare più veloce per farvi capire cos'è che succede. Mi fa vedere il percorso della stampante, non più il livello, ma il singolo percorso. Cioè la singola linea me la fa vedere. Un oggetto, cioè una fetta dell'oggetto, può essere composto da 100, 200, 300, 500 linee. Con questo io posso vedere la singola linea. Mi fa vedere che per questo livello ci sono 739 linee. Questo slicing qua è importantissimo e servirà a voi anche a capire molte più cose di quanto ne avete capito fino ad ora. Potremmo fare degli esempi quindi quasi vicini alla realtà senza poi andare in stampa. Vicino a questi due scroll qua e a queste impostazioni trovate questa spunta che ti fa vedere il singolo livello. Con questa invece attivate i punti in cui ci sono le ritrazioni. Per esempio, viene evidenziata con una X il punto in cui la stampante comincia la ritrazione. E è importante per capire come mai alcune volte si formano i difetti, perché la ritrazione è lì. Se io riesco a far sì che tutte le ritrazioni, tutte le retrazioni siano in un punto non visibile o in un punto che è poco visibile, è sicuramente meglio e la resa estetica prenderà un plus, cioè i tuoi prodotti saranno migliori. Qua, queste spunte qua ora le eliminiamo, che sono fammi vedere solo il singolo livello e toglimi anche i segni delle retrazioni. Questo invece disattiva ed attiva il travel, cioè lo spostamento. Gli stai dicendo fammi vedere in blu tutte le parti in cui la stampante si muove senza stampare. Qua avete, come vi ho fatto vedere prima, la struttura, oltre che il colore del materiale che ho scelto, quindi posso vedere anche il mio oggetto in questo modo e in questo modo sicuramente riuscirete meglio a vedere anche i singoli layer che vengono, le singole linee che vengono messe giù. Poi, per esempio, posso vedere un'altra visualizzazione interessante, solo per capire alcuni comportamenti della stampante e per valutare alcune cose, è la velocità. Cioè, qua voi avete evidenziate con vari colori e anche con una certa tonalità la velocità. Cioè, se questa cosa, se il riempimento fosse fatto a velocità 135, il riempimento sarebbe tutto di questo colore. Quindi tu che cosa puoi fare? Puoi controllare la velocità a cui va la stampante, dove però direttamente sull'oggetto. L'oggetto viene evidenziato in base alla velocità che tu gli imposti. Dove gliela imposti la velocità, gliela imposti nei parametri. Lo slicing che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in base a dei parametri standard che c'erano già all'interno. Questi sono i parametri che fra l'altro sono molto molto cauti perché vedete che la parete esterna è a velocità 30 e vedete che il riempimento è a velocità, anzi bella spinta, 60. Questi parametri automatici non sono male. Ci sono tanti parametri però che potrebbero essere modificati in base all'oggetto che viene inserito. Qua trovate la scaletta e la leggenda del come leggere eventualmente la struttura dell'oggetto, che è la cosa più importante. Voi potete vedere che di giallo c'è l'infill, che è il riempimento. Eventualmente, se volete capire che cosa fanno alcuni dei parametri che troveremo nello slicing, potrete utilizzare questi termini qua. Cioè, questi termini qua saranno per me ripetuti nei parametri. Molto molto bello, molto intuitivo, quindi fino adesso questo slicer qua. Ricordo che io ho un servizio di stampa 3D che metto al servizio di tutte le imprese, le aziende o eventuali maker di realizzare prodotti velocemente con le stampanti 3D. Facciamo una sorta di pre-produzione dai 100 fino ai 3-4 mila pezzi. Ricordo che effettuo anche eventualmente dei corsi in loco e abbiamo scelto di rivendere delle stampanti sempre per le imprese molto molto importanti che gestiscono anche alcune tolleranze meglio, che hanno una sicurezza nel replicare i pezzi uno dietro l'altro.
utilizzo comunque una quindicina di stampanti RepRap, non preoccuparti, la tua stampante stamperà sicuramente bene. Ho attivato per esempio adesso la visione 2D, che può essere utile per vedere come sono fatti i livelli. Lo vedi solamente dalla parte alta e hai l'idea di dove viene messo guardandolo precisamente dall'alto. Lo vuoi vedere in 3D? Clicca qua e lo rivedrai in 3D. Potete anche orientare gli oggetti in modo automatico, potete mettere la visione in home e poi ruotare come meglio preferite. Cliccando su questa icona potete salvare il G-code su qualsiasi cosa. Questo è il canale di YouTube Marco Ardesi dedicato alle stampanti 3D FDM. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel commento, se non ti è piaciuto, metti comunque un brutto commento e condividilo il più possibile su uno dei social che ti piace di più. Ringrazio tutti i numerosi iscritti perché inaspettatamente stanno crescendo sempre di più e vedo che il gruppo e le persone attive nel settore continuano a moltiplicarsi.